Hi guys e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Il Pensiero di Andri. In descrizione trovate il link del suo canale dove ha appena pubblicato un altro video in collaborazione, 10 curiosità sulla serie 13. Salve ragazzi, ringrazio non solo Netflix per avermi invitato in un suo video. Dopo questa breve introduzione torniamo al video. Come saprete è in arrivo la seconda stagione di Elite, il prossimo 6 settembre. Sfruttiamo quindi l'occasione per raccontarvi 10 curiosità sulla serie Netflix. La prima curiosità riguarda l'identità dell'assassino. Infatti era un mistero per i fan, ma non solo. Forse non sapete infatti che anche gli attori del cast ignoravano l'identità del colpevole fino all'ultimo episodio. E chissà che non sia stata una scelta studiata per rendere l'interpretazione degli attori ancora più credibile. La seconda curiosità riguarda il luogo in cui è ambientata la serie. Le riprese sono durate 5 mesi e hanno avuto luogo interamente a Madrid in Spagna, ma la vera curiosità sta nella scuola che fa da sfondo alle vicende dei ragazzi. Vi sarete forse chiesti se la scuola Las Encinas esista davvero. In realtà è pura finzione. Infatti non si conosce ancora quale sia il set degli interni che mostrano un ambiente chiaramente per famiglie ricche. Al contrario però si conosce il luogo reale della scuola dall'esterno. Parliamo infatti della Universidad Europea de Madrid. Se quindi siete dei grandi fan, ora sapete dove andare per farvi un bello scatto davanti alla scuola protagonista di Elite. Parliamo ora delle scene di sesso, che nella serie sono molto frequenti. Forse in Spagna sono davvero tanto disinibiti, in ogni caso questi studenti saranno giovani ma si danno molto da fare, e forse non sapete che proprio per questo motivo la serie è stata vietata ai minori di 14 anni. Quarta curiosità riguarda i famosi attori Jaime Lorente, Maria Pedraza e Miguel Herro, rispettivamente Denver, Alison Parker e Rio della Casa di Carta. Molti di voi probabilmente avranno pensato che la scelta di questi attori sia avvenuta proprio per la fama della Casa de Papel. In realtà, quando hanno iniziato le riprese di Elite, la Casa di Carta non aveva ancora avuto il successo raggiunto in seguito, quindi i casting sono stati del tutto casuali. La prossima curiosità riguarda un attore che ha cambiato ruolo in corsa. Infatti, Aaron Piper ha partecipato ai casting per il ruolo di Samuel. Alla fine però è stato scelto Itzan Escamoglia per vestire i panni di questo personaggio, e così l'attore tedesco ha ottenuto il ruolo di Andre Muñoz. Come ogni film o serie TV che si rispetti, anche Elite ha la sua colonna sonora. Questa però è cantata da una persona in particolare, Danna Paola, che nella serie Netflix interpreta Lucrezia. La canzone si intitola Final Felice e si riferisce a tutto quel che succede nella prima stagione. La canzone ha avuto un enorme successo, raggiungendo anche le 15 milioni di visualizzazioni. Elite è solo la seconda serie spagnola ad essere finanziata direttamente da Netflix. La prima era stata Le ragazze del centralino, che ora è arrivata alla quarta stagione. Vi aspettavate La Casa di Carta, vero? No, in realtà La Casa di Carta è stata inizialmente prodotta da Antena 3 e successivamente acquisita da Netflix. Gli autori della serie TV, prima di cominciare a girare, hanno spinto gli attori a stringere tra di loro una forte e reale amicizia, come se realmente fossero compagni di classe. Il fine era quello di rendere la serie TV ancora più realistica. Le scene del party utilizzate nel teaser trailer per pubblicizzare l'arrivo della serie TV non fanno parte della prima stagione. Queste scene infatti non appaiono in nessuno degli episodi pubblicati fino a oggi. Inoltre nella clip partecipano anche alcuni youtuber molto famosi in Spagna, cioè Kesho, Calle Poché e Rajito. Itzan Escamilla, che nella serie interpreta Samuel, ha rivelato che prima di girare le scene a petto nudo si sdraiava per terra e iniziava a fare flessioni, tutto questo solo per gonfiare i muscoli. Ciao, ringrazio ancora una volta non solo Netflix per avermi invitato sul suo canale. Vi informo che sul mio canale è appena uscito il video 10 curiosità su 13. Trovate il link giù in descrizione. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine. Io vi invito come sempre, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ringrazio per la visione e bye guys, al prossimo video.